signor Ministro della Giustizia. Non è certo per invocare un controllo governativo sulla magistratura che ci rivolgiamo a lei, titolare di quel ministero, per commentare due decisioni del Tribunale del Riesame uscite proprio in queste ore. Sono due ripensamenti, due riesami appunto, molto diversi fra loro, ma capaci di suggerire qualche considerazione. E la prima, la più evidente, è che una giustizia che è in grado di correggere se stessa e di annullare precedenti errori già ci dà qualche garanzia e ci fa tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia non ci basta. È vero che gli errori giudiziari ci sono sempre stati e ve ne sono certamente alcuni nella storia così gravi da aver cambiato il destino delle persone coinvolte, la loro stessa vita. Qui non siamo davanti a casi così solenni. Voglio dire che Claudio Burlando, l'ex sindaco di Genova, non è stato deportato alla Cayenne, né infamato come Dreyfus, né fucilato da un plotone di esecuzione, ma per aver subito un'accusa che ora si rivela infondata, non solo ha passato quasi un anno di disavventure giudiziarie e di esclusioni, non solo ha dovuto rinunciare al suo ruolo amministrativo, alla sua carriera politica, ma quel provvedimento, che gli stessi giudici ora definiscono appunto illegittimo e che portò Burlando addirittura in carcere, costrinse una grande città come Genova al voto amministrativo anticipato e la consultazione poi si svolse sotto il cono d'ombra di quel marchio che si era voluto dare all'amministrazione Burlando, truffa e abuso d'ufficio nella costruzione del sottopassaggio di Piazza Caricamento. Reati così gravi da prevedere la custodia cautelare del giovane sindaco. Ora il Tribunale di Verifica riconosce che Burlando non voleva far guadagnare abusivamente nessuno, né l'Ansaldo, né i costruttori, né alcun altro, a spese del comune del capoluogo Ligure. Meglio tardi che mai riconoscere questo. Perché questo giudizio sull'inopportunità dell'arresto peserà anche certamente nel giudizio prossimo sul merito dell'accusa che dovrebbe essere archiviata. Il secondo caso di un altro settore del medesimo Tribunale del Riesame riguarda l'amministratore delegato della SIP, Vito Gamberale, del quale Cartolina si era occupata pochi giorni or sono. Un caso che è arrivato fino a lei, signor Ministro, e anche oltre, fino al Presidente della Repubblica, per l'evidentissimo squilibrio fra le incerte imputazioni contestate a Gamberale e la severità di un provvedimento che lo confinava da novembre agli arresti, prima a Poggio Reale e poi a domicilio. Qui, in questo caso, il Tribunale non ha modificato gli indizi, la situazione dell'imputato giudiziario, che dunque sarà giudicato per tentativo di concussione, ma intanto gli arresti sono stati revocati. Questi due casi così diversi fra loro, con protagonisti così lontani, lontani nei ruoli, lontani nei comportamenti, hanno in comune il fatto che tengono ben aperto ancora il problema dell'uso della carcerazione preventiva e delle mille cautele che dovrebbero accompagnarla, non solo in casi politici naturalmente, anche in casi comuni. È una discussione che si era già fatta incandescente nella fase centrale di Tangentopoli, quando si temeva che in alcuni casi il rischio della galera poteva essere usato come arma di persuasione per far parlare i riottosi e far pentire i colpevoli, usando addirittura, così diceva qualcuno, il carcere nelle sue varie modulazioni, carcere solo minacciato, per poche ore, per molti giorni, a domicilio, usarlo per le trattative con i più riottosi. Stonava soprattutto in quei casi che i più noti fra gli indiziati politici potessero con un voto corporativo sottrarsi all'arresto e che celebri latitanti restassero all'estero mentre i loro illustri avvocati tentavano di contrattare affinché non finissero in cella al ritorno. Poi il tema si è fatto ancora più stringente quando si è entrati nel periodo preelettorale e si è esteso, oltre che all'arresto, anche alla distribuzione degli avvisi di garanzia o dell'iscrizione sull'albo degli indagati. Insomma, ci si è resi conto che può esistere un rischio di uso politico, anche perfettamente involontario, degli strumenti della giustizia. Aggravato quel rischio dal comportamento spettacolare di magistrati, pochi per fortuna, che magari entrando in politica hanno mostrato un atteggiamento vendicativo, quasi che i codici siano delle clave da usare contro i nemici politici. So bene, signor Ministro, che ci fu un infelice tentativo che portava, ingiustamente credo, il suo nome durante il governo Amato, per una soluzione che sembrò, e anzi era, un colpo di spugna. Poiché poi viviamo in un paese in cui anche la notizia di un'indagine è già da titolo in prima pagina, in cui è più difficile forse essere innocenti che colpevoli, qualcosa bisognerà pur fare senza colpi di spugna, magari mettendo finalmente a frutto quella dottrina giuridica che è così spesso da noi male adoperata.
Un saluto da Andrea Barbato.